si ritrae Paperino San. Allo stacco è veloce con il 6 Promising di SE che conquista rapidamente il comando. C'è la rottura di Paperino San che finisce di galoppo, così come la squalifica che coglie per la Adagi. Si va adesso a metà della piegata con sempre al comando Promising DS davanti a Perfect Model, poi all'esterno Pea degli Ulivi KG, finisce a tabellone Paperino San quando si va al completamento della piegata. 29.6 il passaggio ai 400 con al comando ancora Promising DS davanti alle tribune, all'esterno si fa vicina Pea degli Ulivi KG che va a gravitare al sediolo dell'avversario, poi la seconda pariglia che è preda del numero 13 POC. 43.6 il passaggio ai 600 di gara da parte del leader Promising DSE con posizioni che per il momento non mutano, gli 800 in 59.3. Con adesso ancora il tentativo costante per linee esterne di Pea degli Ulivi, con ancora POC che fila i due davanti e cerca di trovare la strada giusta. 1.14.6 il passaggio al chilometro, ora viene via in terza corsia Pedro E che va ad aggirare uno stacco Promising DSE e anche il numero 7 di Pea degli Ulivi per passare a metà della piegata con Pedro E che si ritrova leader, mentre adesso si fa vedere il numero 2 di Perfect Model, addirittura d'arrivo Pedro è al comando, poi Perfect Model che insegue, all'esterno di tutti prova anche a farsi vedere un altro avversario, il numero 4 di Puffino Jet. Nel finale Pedro è sotto la minaccia di Puffino Jet che è veloce, Puffino Jet che nel finale battezza Pedro è, mentre per il terzo posto c'è ancora Pea degli Ulivi KG. 1.59.8, 1.14.8 la media al chilometro per Pedro E, Vincenzo Piscuoglio dell'Annunziata, ma soprattutto per Puffino Jet che alla fine ne ha ragione e sul palo è al primo posto, i due molto vicini, ma alla fine vince Puffino Jet con Gaetano Di Nardo. Al training anche il medesimo e i colori della signora Anna Annunziata, che quindi portano a casa il successo, il 4 al primo posto, l'1 al secondo e il 7 di Pea degli Ulivi al terzo. Questo è il responso della settima corsa.